Allora, caro Matteo, siamo qui nella ridente Silverstone che ancora per Non oggi non piove oggi, piove, per cui siamo a quindi Dama. Ci sono un sacco di notizie che dobbiamo ci commentare. so. La prima, Ah già, siamo casualmente, siamo casualmente. casualmente in casa Yamaha perché oggi Rins non ha parlato perché logicamente non è qua a Silverstone, è ancora convalescente dopo la brutta frattura alla gamba patita al Mugello. Però ha parlato Morbidelli di questo divorzio, dicendo che appunto Yamaha gli ha un po' facilitata la scelta di cambiare, lasciando capire appunto di essere stato un po' lasciato a piedi. Ha anche confermato, tra l'altro, che gli era però stato offerto un posto in Superbike proprio per sostituire Toprak, che lui ha gentilmente rifiutato. Quindi questo significa comunque che Franco vuole rimanere in questo Sì. paddock e come sappiamo le opzioni non sono Sono tantissime. due. C'è ovviamente Gresini, ci potrebbe essere anche Lucio Cecchinello LCR, Assolutamente. che peraltro abbracciamo perché oggi Sì, è ha vero. perso la mamma, non è ancora qui e quindi Un grande abbraccio. ovviamente arriverà magari più tardi durante il fine settimana. Quelle possono essere due grandi opzioni, anche A se meno Franco non è che che ha un gran ricordo della no, Honda. no, non ha un gran ricordo della Honda. Una Ducati certamente sarebbe la moto migliore per dimenticare le difficoltà di questi anni. A meno che non ci sia questo incastro Bezzecchi in Pramac, molto difficile. Non si sa ancora niente, non è stato comunque ancora deciso. Io ho parlato un po' in giro, la decisione non è ancora stata presa. Lo stesso Bezzecchi ci ha detto: certo che se me lo chiedete mi piacerebbe di più avere una moto ufficiale che una satellite, però mi piacerebbe anche tanto rimanere in WR46. Però non sembra che 5 moto ufficiali Ducati ci saranno Esatto, per il prossimo sembra che anno. Ducati sotto questo punto di vista non si muova, cioè massimo 4 moto ufficiali da gestire. Sì. Poi vedremo perché poi chiaramente sappiamo che fra un anno e l'altro non c'è tutta questa No, differenza. no. Il secondo punto importante della giornata è quello che qui a Silverstone andrà in vigore questa nuova norma sulle pressioni di utilizzo degli pneumatici Michelin, che però, come abbiamo scoperto qui, perché tra l'altro l'hanno scoperto anche i team, sarà effettuato in una maniera abbastanza Sì, bizzarra, cioè Matteo. non è stato spiegato neanche bene ai team, gli hanno detto verranno fatti dei controlli random, ora controlli a campione quindi, come però verrà scelto questo campione non l'hanno spiegato, sarà sorteggiato, sarà un pilota per costruttore, decideranno loro come vogliono, chi lo decide, la direzione gara, gli steward, insomma non si capisce come al solito niente. Sembra perché questa decisione, perché il sistema tecnico che deve mandare i dati in tempo reale della pressione delle gomme alla direzione gara e anche ai team probabilmente non sia ancora perfettamente a punto perché non ci sarebbe assolutamente nessuna ragione, però potrebbe essere che il vincitore di una gara è sotto la pressione consentita e non gli succede niente, non gli succeda niente, mentre chi arriva, non lo so, quindicesimo a fare un esempio, Oh, e venga cosa hanno penalizzato. detto i piloti di ciò? Alex Spargarò è stato proprio tranciante, ha detto che un'idea che serve per la sicurezza, per evitare problemi, che lo ribadiamo, sono solo allo pneumatico anteriore che è sotto stress, e ha detto che poi alla fine si risolve invece in un aumento di pericolosità perché la gomma quando raggiunge 2,2, 2,3, anche 2,4 di pressione rende la moto inguidabile. Ci sono dei front lock, cioè si blocca la Sì, ruota sì, anteriore sì. oppure si perde l'anteriore, per cui qual è diciamo, la soluzione? La soluzione è semplicemente allontanarsi da chi ti precede, quindi significa evitare il duello. E quindi lui ha detto che le gare così diventeranno noiose. Io poi ho parlato con Nicolas Gubert, che ricorderete, Nicolas Gubert lavorava in Michelin, era lui il responsabile, e oggi è responsabile invece della Moto E. Però è un grande tecnico, grande esperto di gomme, ovviamente. Perché sta accadendo questo? Sta accadendo questo perché negli ultimi 3 anni, parliamo proprio dal 2020 in poi, c'è stato un cambiamento epocale su come vengono progettate le moto. Prima le moto erano corte e alte, adesso sono lunghe e basse. Perché? Perché ormai il carico aerodinamico distribuito su tutta la moto, ma soprattutto sull'anteriore, è diventato così importante da aver sovraccaricato un pneumatico che non era stato progettato per resistere a questi carichi. Di
Del resto questi carichi ci sono e lo vediamo, perché siamo arrivati a dei dischi anteriori in carbonio da 340, e quindi praticamente il pilota è chiamato a cercare di ottenere il massimo. No, andando poi sul tecnico fra virgolette, voi dovete pensare che il problema è tutto sulla gomma anteriore, il posteriore non ci sono grossi problemi, appunto per essere sopra il limite di pressione. È che loro hanno come limite minimo di pressione 1,88-1,9 e tutti i piloti dicono che sopra i 2 bar la moto incomincia a sentire problemi, soprattutto in frenata e un po' in ingresso, quindi hanno un range veramente di 0,1 bar, cioè, ed è difficilissimo. Lo stesso Bagnaia ha ricordato, e se ve la ricordate quella gara a Erez quando era dietro le due KTM, che a un certo punto lui per due giri si è staccato di mezzo secondo, un secondo, proprio perché la pressione la sentiva andare su, non riusciva a attaccarli e quindi ha dovuto rallentare per poi provare il sorpasso. Quindi ecco, questo è quello che potrebbe accadere, e ha dato indirettamente ragione ad Aleix Espargaró, sono sulla stessa linea Aleix e Bagnaia. Cosa può accadere nel caso, diciamo, la pressione vada fuori controllo in casi di questo tipo? Nicolas Gubert me lo ha ricordato quando a Loris Buzz a Sepang scoppiò in questo caso la gomma posteriore. Sembra infatti, ma su questo non ci sono certezze, che delle analisi che ha fatto Michelin nelle determinate carcasse di piloti si siano cominciate a riscontrare dei problemi, per cui per evitare problemi maggiori ovviamente sì, si vuole intervenire in questo, certo, modo che... Ma noi sappiamo peraltro che Michelin sta sviluppando una nuova gomma, sì, anteriore. Però sarà per il 2000, sarà per il 2025, proprio per venire incontro a questi, quindi... a questi carichi. Però come diceva, è giusto, quando è scoppiata la gomma era il posteriore, ma come ha fatto logicamente notar Bagnaia, e dove hai vantaggio andare giù di pressione, come diceva lui, è il posteriore, perché alla fine l'anteriore, se vai troppo su la moto si muove, ma anche se vai troppo giù la moto si muove, quindi fa, in verità è il posteriore, ma tutti ci stanno attenti al posteriore ormai, mi sembra di capire. Allora, per il momento diciamo queste sono le due notizie del giorno, le sì. due notizie più importanti. Ah, un attimo, un'altra cosina, abbiamo parlato anche con Marquez, perché certo. Lui ha detto che ci avrebbe pensato in questa pausa estiva al suo futuro. Ha detto: no, io il prossimo anno ho un contratto con Honda e intendo rispettarlo. Quindi, quello che ha detto oggi non è che mi è sembrato convintissimo, però l'ha detto, ecco. No, poi questa però è stata un'impressione. Parlando poi sempre con uno dei miei ingegneri fantasmi che non vuole essere citato, qua praticamente c'è stata un'evoluzione dal 2020 ad oggi sul proprio la tecnologia, lo sviluppo delle moto, che ha portato tutti fuori scala, certo. E quelli che sono rimasti più conservatori, la Honda principalmente, perché ha perso Marquez, si trovano oggi con delle moto che non sono perfettamente diciamo sviluppate per quello che sono Qua è partito l'antifurto di Yamaha, è Lynn Jarvis che ci sta cacciando. No, voglio dire, non è possibile che ogni volta che noi facciamo un video qualcuno rompe i coglioni maniera. Questo è Jarvis, l'ho visto. A proposito di Jarvis, domani avremo una one-to-one, un'intervista esclusiva con Lynn, che finalmente, messo a posto quantomeno l'unico team che c'ha, ha deciso di parlare e vedremo cosa ci dirà. Quindi domani pomeriggio l'intervista completa a Lynn. Siamo a posto? A posto. Benissimo. Andiamo. Grazie Luca per il video. Ciao.